scusami, no, abbiamo un presidente risaliti, quindi lo ringraziamo di essere con noi. Ciao presidente, ciao Stefano. Ciao, ciao. Sì, Allora, vuoi chiedere tu Riccardo o chiedo direttamente io? ma ne stavamo già un pochino chiacchierando, cioè appunto questo addio con Ruvo, nonostante comunque la buona stagione, il buon risultato sportivo che anche in questo momento Gozzano Sestri sta facendo una buona partita, era passato in vantaggio, adesso sta pareggiando. Quindi volevamo sapere qualcosa di più sui motivi di questo addio. Ma l'addio è così fatto che abbiamo preso in esame tutto l'operato di Mister Ruvo che comunque è stato sul piano calcistico, prettamente sul piano calcistico, fatto ottimo. Poi nei rapporti non c'è solo l'aspetto calcistico, ci sono anche altre cose. E siccome il pensiero calcistico del mister, che comunque, siccome sono 40 anni che sono nel calcio, ho fatto giocatore, allenatore, e quindi lo capisco forse più di un altro, il fatto che lui voglia fare il massimo del risultato è una cosa naturale, è giusta, perché siamo in uno sport agonistico. Però i piani della società a un certo punto avevo chiesto che con molta parsimonia si potesse vedere in campo qualche ragazzo, perché abbiamo due o tre giovani veramente validi che sono il nostro futuro. E ora questi giovani non sono mai stati impiegati, a parte nei minuti di recupero qualche volta. Insomma, con la classifica che lo poteva permettere e con delle situazioni di partite tipo Castellanzese in casa 4-0, un uomo in più, tipo Arconatese fuori casa 4-2, con una squadra che non riusciva a superare il centrocampo, tipo Casale in casa 4-2 alla fine 3-1. E poi vabbè, lasciamo perdere perché sennò ci stiamo fino a domani. Io avrei gradito che questi, che poi sono due o tre ragazzi nostri, avrei gradito che fossero stati un attimino impiegati per vedere anche se reggono botta nel campionato di Serie D, e così un altro anno ce li trovavamo. Gli è stato richiesto espressamente dal sottoscritto, come ripeto, precisando che comunque lui giustamente doveva guardare al risultato e cercare di portare il Sestri più in alto possibile, ma questa cosa non si è verificata. Perché lui è un allenatore ambizioso, giustamente vuole fare risultato, vuole far apparire il suo lavoro, che comunque è stato importante e sicuramente positivo, però io sono dall'altra parte della barricata, io devo garantire il futuro della società, la lunga vita al Sestri, e quindi devo guardare queste cose. Quindi io, perché mi ritengo un galantuomo, ho parlato con Ruvo, abbiamo affrontato diversi argomenti, gli ho detto queste cose, e comunque doveva rimanere un colloquio tra me e lui, fatto da me prima della fine del campionato, solo ed esclusivamente, siccome avevo saputo che aveva delle richieste in Toscana, perché mi è stato riferito che ad esempio al Seravezza lo danno già per fatta. E allora a questo punto mi sono sentito in dovere di dirgli questa cosa, perché mi dispiacerebbe, visto che io ho deciso che le strade si separano, mi dispiacerebbe che l'allenatore non si bruciasse delle opportunità, perché magari temporeggia lui in questo periodo qua. Che lui porti a termine il campionato con la massima professionalità, sono sicuro. Basta vedere oggi, perché potevamo tranquillamente essere in vantaggio di due gol, e quindi su quello non ci piove. Però se è giusto che se qualcuno lo cerca, vada a parlare e gli risponda. Cioè, perché io, se fossi lui, lo farei. Io l'ho anche detto. Io ho detto, perché mi ha detto come mi devo comportare. Io ho detto, ti devi comportare. Vai dove vai. Vai fino alla fine col tuo credo, intanto ormai è inutile rimediare gli ultimi minuti. Vai alla fine col tuo credo,
se ti viene a cercare qualcuno vai a parlare, intanto sono strasicuro, ripeto, che da qua alla fine del campionato il suo alto livello professionale non cala certamente, anzi, perché poi essendo una persona ambiziosa vuole sicuramente centrare l'obiettivo dei playoff, quindi su quello sono proprio tranquillissimo. Però, come ripeto, io devo guardare il futuro del Sestri, non posso guardare il futuro dell'allenatore, è questo, perché finora il cervello non me lo sono bevuto come vorrebbero farmi passare, no? Se ho preso delle decisioni, cioè i miei motivi. Assolutamente. E comunque è stato un colloquio tranquillissimo. L'unica cosa che mi ha lasciato un po' male è che eravamo d'accordo che lui l'avrebbe comunicato con calma ai giocatori. Io gli ho detto fai te, io mi fido del tuo savoir-faire. Però che ora mi avete appena detto, non so, me l'ha riferito Raffo, che avrebbe mandato una mail per puntualizzare questa cosa alla vostra redazione. Cioè, questo se lo poteva evitare, no? Perché sono cose che potevano andare naturali, che io potevo stare zitto e aspettare l'ultima giornata. L'ho fatto per dargli la possibilità, siccome sentivo che aveva delle richieste, di poter andare a programmare il suo futuro, perlomeno a mettersi d'accordo con chi dove sarà un altro anno. E quindi, cioè, io avrei fatto diversamente. Comunque, se ho sentito di far così, non c'è problemi. E anche nei confronti dei tifosi e dei soliti fenomeni da tastiera che cominciano magari a cercare di massacrarci sui social, dico che il presidente Sesti non si è fumato il cervello, si è preso determinate decisioni, e perché ci sono determinate situazioni che a me non vanno bene, e siccome io devo guardare, è come un'azienda il calcio, devo guardare il bene della mia azienda, perché Ruvo un altro anno magari spero che sia in Lega Pro. Noi siamo lì a lottare, siccome è una situazione economica, nella situazione economica che stiamo vivendo, che mi riferisco al calcio, tutto l'anno senza tifosi e quindi senza entrate, gli sponsor azzerati, c'ho tutto sulle spalle. E allora, se devo garantire lunga vita al Sestri e c'ho tutto sulle spalle, faccio come dico io, cioè cerco di fare in modo che l'azienda vada avanti, che non vada in malora come spesso si sente nel calcio. Con tutto ciò io glielo ringrazio, perché io, insomma, gliel'ho detto anche a lui, io posso solo parlare bene di Ruvo, perché è un ottimo allenatore, però è un allenatore ambizioso che arrivati a un certo punto dove poteva dare un contentino alla società sui giovani non l'ha fatto, perché aveva paura di compromettersi il risultato personale, e quello ci sta. Io non è che mi arrabbio, ci sta, perché uno va in campo per vincere, però una partita come oggi, che avevamo ad esempio Marianelli, intanto per fare un esempio, intanto mai rotta per rotta dico quello che penso, come sempre, una partita come oggi che c'era Marianelli infortunato, ha recuperato in tutti i modi Ferretti, vedo che sta giocando bene, sono contento, però ad esempio c'era uno dei nostri giovani che poteva giocare, non credo che gli sconvolgesse la vita, e noi eravamo contenti, perché poi è inutile che ce la raccontiamo, i ragazzi diventano giocatori di Serie D se giocano, se stanno a guardare tutto il campionato non possono, anche il passo della categoria viene giocando, certo, credo, certo. Comunque la riunione con lui è stata molto tranquilla, abbiamo espresso ognuno il nostro parere serenamente, e io gli auguro di far carriera perché lo merita. Lo merita, perché è un allenatore che ha dimostrato sul campo di essere un grande lavoratore e calcisticamente avere un bagaglio notevole. Però io devo fare le mie scelte. Ok, perfetto. Grazie mille, presidente, per questa precisazione. Ha già scelto il prossimo? Gli chiediamo solo se ha già scelto il prossimo allenatore. Ha già pensato al prossimo allenatore? No, perché come ti ripeto,
È logico che qualche idente. Qualche idea ce l'hai? Sarei falso se dicessi che non ce l'ho. Però il fatto di aver anticipato è stato, per come ti ho spiegato, per via di consentire a Ruvo di fare i suoi passi. E io c'ho tutto il tempo, ce n'è tanti allenatori, guarda, che ora poi da quando avete diffuso la cosa, già stamattina mi hanno telefonato in tre, ma non mi interessa, ora bisogna finire nel migliore dei modi e spero che la gente capisca, io poi mi riferisco ai tifosi del Sestri, che stiamo calmi, che noi stiamo operando sempre per il bene del Sestri e del suo futuro, no? Non per pazzie. Particolarmente mie e dei miei dirigenti, non è così. Pensavo che l'avessero capito in questi anni, perché credo che l'abbiamo anche dimostrato, a parte quella pecca che è una cosa che non me la cancellerò mai di dosso, della retrocessione, però abbiamo rimediato immediatamente, perciò. Perfetto, grazie Stefano, grazie della disponibilità. Grazie mille, Presidente. Grazie. Complimenti a Riccardo, ha detto tutto lui, non abbiamo dovuto neanche fargli domande perché ha detto tutto, anche di più.